Signorini ci riprova. Dopo il successo del triangolo Mirko-Perla-Greta, che aveva risollevato le sorti dello scorso Grande Fratello, potrebbe formarsi un nuovo triello targato Temptation. Pare infatti che lunedì prossimo entrerà nella casa l'attuale fidanzato di Federica, Stefano Tediosi. Mentre ieri, lunedì 4 novembre, l'ex della Petagna Alfonso ha già stravolto gli equilibri annunciando il suo ingresso tra i Geffini. La speranza, ovviamente, è che si crei una situazione ad alto tasso esplosivo tra i tre concorrenti. Per la gioia di tutti gli appassionati del programma, vediamo qui sotto i dettagli. Grande Fratello, l'indiscrezione clamorosa su Stefano Tediosi. Ieri sera Alfonso D'Apice è entrato nella casa del Grande Fratello per confrontarsi con l'ex Federica Petagna. I due avevano rotto dopo la recente esperienza a Temptation Island e l'ultimo confronto-scontro era avvenuto durante una puntata speciale di Uomini e Donne. Questa volta però l'incontro si è svolto in maniera civile e tranquilla, tanto che alla fine i due ex si sono anche concessi un tenero abbraccio. Ma il vero colpo di scena è arrivato proprio a questo punto. Dal nulla, Alfonso ha annunciato di essere un nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello, una mossa che ha subito destabilizzato Federica, mentre online veniva sganciata un'altra bomba non da poco. Infatti, nel corso della puntata di ieri, Davide Maggio ha scatenato il putiferio sul suo profilo con un tweet inequivocabile. «Si sa già che lunedì prossimo entrerà il tentatore Stefano?» ha scritto il giornalista esperto di gossip. Il riferimento sarebbe all'attuale fidanzato di Federica, Stefano Tediosi, il tentatore che nell'ultima edizione del reality aveva rubato la ragazza proprio ad Alfonso. Quindi, se le indiscrezioni di Davide Maggio si riveleranno corrette, il prossimo 11 novembre dovrebbe ricomporsi il triangolo di Temptation Stefano-Federica-Alfonso. Una sorta di remake del triangolo che l'anno scorso aveva fatto faville e coinvolgeva i tre, sempre ex Temptation, Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. L'intento di Signorini è chiaro, insomma. Vuole dare uno scossone alle attuali dinamiche della casa, provando a campare da qui in avanti sui probabili scontri di fuoco che si innescheranno all'arrivo di Stefano. Intanto, i fan del GF hanno accolto l'indiscrezione con reazioni contrastanti. C'è chi non vede l'ora di assistere alle nuove dinamiche, ma in molti ritengono la scelta degli autori scontata. Che noia, scrive un utente social e un altro aggiunge, tutto così scontato. Infine qualcuno commenta la novità con un augurio molto personale. Ci sarà un nuovo triangolo. Si spera.